Cresce la raccolta differenziata, superando il 65% e consolidando il primato europeo dell'Italia sul fronte del riciclo degli imballaggi. Ma il panorama delle performance virtuose resta a macchia di leopardo, con ritardi anche e soprattutto in termini di dotazione impiantistica e difficoltà nell'attuazione degli investimenti PNRR che dovrebbero colmarle. Questo è il quadro emerso in occasione della presentazione dell'ultimo rapporto ANCI-CONAI. Un risultato importante nel raggiungimento della percentuale del 65% della differenziata, che quindi raggiunge il target fissato dalle normative comunitarie, e questo è un motivo di soddisfazione, tenuto conto di una performance che negli anni ha attestato capacità di miglioramento del sistema. Abbiamo raggiunto, per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti e imballaggi, gli obiettivi europei al 2025. Il dato 2023, seppur su dati ancora preliminari, confermano questo buon andamento. Quindi tutto positivo e molto bene. Chiaramente uno dei successi che abbiamo come sistema Italia per il raggiungimento di questi obiettivi è la sinergia che c'è tra pubblico e privato. A fronte del superamento del 65% di raccolta differenziata a livello nazionale, restano però gli immancabili ritardi su base territoriale, soprattutto al centro-sud. Quasi 13 regioni italiane che sono ancora sotto il 65%, ci sono ancora delle disparità di capacità di trattamento nelle varie regioni italiane che devono essere rimediate e che costituiscono l'impegno del lavoro dei prossimi anni. Lo si fa attraverso gli accordi appunto ANCI-CONAI, lo si sta facendo attraverso i bandi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che destinano circa 600 milioni ai progetti di miglioramento della raccolta, e lo si fa anche recuperando alcuni deficit impiantistici fra nord e sud, che impattano sui costi della bollettazione della Tari. Deficit che il PNRR punta a colmare, mettendo a disposizione delle amministrazioni locali una fetta importante dei 2,1 miliardi di euro destinati agli investimenti in economia circolare. Sul percorso verso la deadline di giugno 2026, però, non mancano le criticità. Parliamo di circa 1.100-1.098 progetti approvati soltanto per la linea A. I dati sono confortanti, siamo nella fase di svolta, siamo in una fase in cui abbiamo diverse criticità. Una, proprio per fare un ragionamento sui dati, stiamo ricevendo poche richieste di anticipazione da parte dei comuni. Altro tema riguarda l'aspetto con cui ci siamo spesso confrontati, ma anche qui abbiamo forse la soluzione pronta, è quello autorizzativo. Siamo molto preoccupati, nel senso che adesso scatterà, diciamo, la parentesi del permitting che è in capo alle regioni. C'è già la norma, l'articolo 22 del penultimo decreto legge PNRR, non l'ultimo approvato, permette alle regioni con legge di delegare ai comuni la titolarità del processo autorizzativo. Ci stiamo adoperando e chiediamo ad ANCI un ausilio, come è stato fino adesso, per ragionare anche con la conferenza delle regioni e magari anche ai fini di un protocollo operativo per superare questa presunta probabile criticità. A minacciare la solidità del sistema italiano resta l'incognita del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, con i negoziati che si avviano alla conclusione prevista per il prossimo 4 marzo. Si sta discutendo a ore, quindi fra poco sapremo, qualche giorno sapremo in che direzione va. Ecco, quello è un po', forse un po' troppo, non tiene conto diciamo, di quello che è stato fatto in nazioni virtuose come quelle, come l'Italia, visto gli obiettivi che abbiamo raggiunto. C'è una battaglia fondamentale per il sistema dell'economia circolare nazionale ed è quello di limitare i danni o migliorare gli effetti del regolamento packaging, che è ancora in discussione, quindi abbiamo ancora margini di manovra a livello europeo.